Allora, chiudiamo questa straordinaria passeggiata motivazionale tra i boschi dell'Asila, dedicati ai miei amici Antonio Granata e Raffaele Lamacchia. Termino con un pensiero di Giovanni Pico della Mirandola. Queste straordinarie parole sono tratte dal suo libro Discorso sulla dignità dell'uomo. Queste frasi io le ho inserite sulla quarta di copertina del mio libro La vita e l'arte di pensare e credere in positivo. E queste parole straordinarie sono dedicate ad Antonio, a Raffaele e a tutte le persone che vedranno questo video. Queste sono le parole. Ci afferri l'animo una santa ambizione di non contentarci delle cose mediocri, ma di anelare alle più alte e di sforzarci con ogni vigore di raggiungerle, dal momento che se vogliamo lo possiamo. Un caro saluto a tutti.